Se tutto si muove, tutto vibra, niente è inquiete, possiamo concepire l'universo silenzioso? Il movimento dei pianeti genera una sinfonia? Esiste una musica universale? Pitagora parlò di musica delle sfere, ma i contributi scientifici di Keplero e Newton come hanno modificato lo studio del fenomeno? Cosa ne pensa oggi la scienza e, con l'aiuto della tecnologia, quali risultati ha ottenuto sulla materia della musica universale? Le risposte, risultato di un'attenta e rigorosa ricerca scientifica e storica, sono nel volume Pitagora e il mistero della musica delle sfere, ma non per questo non faranno discutere e animare il dibattito. Biagio Russo presenta il suo nuovo volume a spoltore, per lui come un ritorno alle passioni giovanili. Non esiste un ex musicista, perché chi ci nasce con la passione della musica la tiene nel cuore per tutta la vita e cesserà di non esserci più soltanto quando il Signore ci chiamerà e ci farà tornare a casa. Sì, è un ritorno, se vogliamo, a quelle radici di armonia che sono la musica, che io ho iniziato a studiare quando avevo 11 anni. Alla presentazione, ospite d'onore, il maestro Beppe Vessicchio, che del libro di Russo ha curato la prefazione. Puro gusto di vedere come si vive sulla frontiera dei saperi, perché il ricercatore questo fa, sta laddove gli altri non arrivano, rischiando anche di cadere, mentre più comodamente ci sono quelli che fanno i famosi informatori scientifici, che stanno nelle retrovie e vendono quello che sanno.